Mercoledì 11 maggio, buongiorno, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Prima Notizia. L'approfondimento di oggi, vogliamo iniziare subito con i riflettori accesi sulla vicenda ARPAB. Come sapete, da diversi giorni, dal 23 aprile, sono scaduti i termini per il nuovo bando che dovrà selezionare appunto il nuovo direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dopo il passo indietro di Tisci, il defenestramento anche da parte della giunta regionale dell'ex direttore Tisci, è arrivata una proroga in questi giorni di 45 giorni ulteriori per il direttore tecnico scientifico Achille Palma. Non mancano naturalmente le polemiche per lo stallo che sta vivendo questa importante agenzia regionale. Per farci raccontare tutti i dettagli su questa vicenda siamo collegati questa mattina con Giuliana Scarano, segretaria della funzione pubblica della CGIL. Segretaria, buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. In verità ho sentito a tratti... Stavo riassumendo, diciamo, quello che è stato adesso, un po' l'escursus di quest'ultimo periodo, dal defenestramento di Tisci per le note vicende, il periodo di vacazio che insomma è stato occupato dal direttore facente funzioni, il direttore tecnico e scientifico Achille Palma, del bando che è stato, i cui termini sono scaduti il 23 aprile, ma notizia proprio di ieri, la Regione Basilicata ha confermato ancora per 45 giorni l'incarico pro tempore al direttore Palma. Insomma, una situazione sicuramente non positiva per le attività dell'Agenzia che vive, segretaria, una fase di stallo. Sì, assolutamente sì. Noi ieri siamo intervenuti sulla questione ARPAB ancora una volta, ahimè, in quanto diciamo, la notizia dell'utilizzo del regime della prorogatio per prorogare appunto di ulteriori 45 giorni il mandato del facente funzioni che era stato, che appunto il dottor Achille Palma, in quanto direttore tecnico scientifico dell'ARPAB, ha in buona sostanza a seguito delle dimissioni di Tisci svolto le funzioni di direttore generale in base a quello che prevede la norma regionale. Noi sappiamo che questo periodo può protrarsi fino a 60 giorni. I 60 giorni appunto sono scaduti e noi ci aspettavamo che nell'ambito di questo lasso temporale si procedesse alla nomina di un direttore generale, perché l'ARPAB ha bisogno di continuità nella sua azione, perché svolge una mission delicatissima. Ha bisogno di continuità perché ci sono una serie di questioni legate all'organizzazione interna che sono tuttora ferme. Noi abbiamo fatto nell'intervento di ieri soltanto alcuni esempi, ma chiaramente sono esempi, atti funzionali al corretto esercizio dell'attività dell'ARPAB. Un esempio per tutti appunto è quello del regolamento di organizzazione degli uffici, un regolamento che era stato adottato sotto l'egida di Tisci, che noi avevamo anche fortemente contestato, che sostanzialmente in parte è stato ritirato dal dottor Palma, ma mantenendo fermi per esempio gli spostamenti di personale. Allora è facile comprendere che se un ente, un'agenzia non ha un assetto organizzativo definito, anche lo svolgimento delle sue attività vivono una condizione diciamo precaria, oltre che gli stessi lavoratori. Abbiamo un piano della performance del 2001, una relazione della performance che sostanzialmente non è stata adottata. Che cosa significa? Che mancano gli obiettivi agli uffici. Quindi come si lavora in ARPAB in questo momento? Ecco, la CGIL da tempo insomma ha sempre sottolineato questa precarietà, questa gestione emergenziale che si è alimentata da troppo tempo, da troppi anni, oserei dire. Insomma, la storia dell'ARPAB la conosciamo, negli anni ha sempre avuto delle gestioni in qualche modo più politicizzate che non riferite proprio alla gestione dell'agenzia, di un'agenzia così importante. Ecco, da questo punto di vista i segnali che arrivano sono forse nella stessa direzione, insomma si procederà ancora una volta ad una nomina politica.
Sì, noi intervenimmo anche diversi giorni fa chiedendo il rispetto delle norme che presidiano la nomina dei direttori generali, questo in senso ampio, ma nel caso specifico dell'ARPAB chiedendo che fossero rispettati i requisiti anche tecnici e scientifici, le competenze specifiche che un direttore generale di un'agenzia regionale per l'ambiente deve avere. Quindi ci aspettavamo che a fronte della pubblicazione dell'avviso, a fronte della costituzione, della nomina dei componenti della commissione che deve valutare le istanze pervenute, ci fossero tutti gli estremi per accelerare, perché diciamo quando non si deve pensare ad un'architettura più complessiva o a definire una scacchiera che evidentemente esula dall'agenzia stessa e dai suoi compiti, certamente è un compito più fluido, no? Quello di verificare i curricula degli interessati che hanno fatto domanda, verificandone semplicemente le competenze. Purtroppo, relativamente alla scacchiera delle nomine dei vari enti regionali, noi anche all'epoca abbiamo fatto le segnalazioni alla Corte dei Conti proprio relativamente alla nomina di Tisci, Corte dei Conti, Procura della Repubblica, segnalando come appunto i requisiti non fossero aderenti, diciamo, a quelli richiesti dalle Certo. norme. Quindi abbiamo chiesto e sollecitato che non si verificasse per la seconda volta una ipotesi del genere. È chiaro che, come dire, tutta questa necessità di prendersi ulteriore tempo ci fa temere che non si vada in quella direzione, perché appunto la scelta di prorogare per ulteriori 45 giorni il direttore facente funzioni è una scelta opinabile, ma probabilmente è una scelta opinabile anche sotto il profilo normativo, perché nutri qualche dubbio sulla corretta applicabilità del regime della prorogatio che è disciplinato da una legge nazionale, la 444 del 94, al caso specifico, in quanto su questo poi ci sono diverse pronunce anche giurisprudenziali e dei pareri che specificano anche bene che il ricorso a questo istituto dovrebbe presupporre anche il relativo recepimento in una legge regionale, ovvero sia, cioè noi dovremmo aver avuto la possibilità di applicare questa norma qualora questa fosse stata in qualche modo recepita nella legge 1 del 2020, cioè la legge che Certo. riordina l'agenzia, il che non è. Quindi ci sono anche seri dubbi da questo punto di vista, ma noi sappiamo che gli uffici di gabinetto della Regione Basilicata non sono nuovi a queste invenzioni. Proprio sul vostro giornale, appunto, leggevo stamattina la definizione di azzeccagarbugli della Regione, ma è proprio molto molto pertinente, la condivido appieno, perché di esempi ne abbiamo visti molti, anche sulla nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Potenza, di cui sappiamo che appunto è intervenuto il pensionamento successivamente alla sua nomina, e anche lì gli uffici Anche quella è una vicenda paradossale, ricordiamo, il dottor paradossale. Stopazzolo in Noi abbiamo pensione fatto ufficialmente dal 1 marzo che continua a guidare l'azienda a sanitaria del guidarla Potentino. retribuito, perché il punto è questo: noi abbiamo fatto, come preannunciato, la richiesta di accesso agli atti. Anche lì ci ritroviamo di fronte ad un parere molto articolato da parte degli uffici di gabinetto, che onestamente poco condividiamo. Per cui procederemo a fare la relativa segnalazione all'ANAC, alla Corte dei Conti, perché diciamo, non è ammissibile la doppia retribuzione da pensionato e appunto con la retribuzione da direttore generale. Il cumulo non è ammesso, non è consentito dalle norme. Si è realizzata una sorta di elusione di quello che è un divieto normativamente posto. Assolutamente. Ne Senta, assistiamo. per
ritornare alle vicende di ARPAB, c'è anche un aspetto che riguarda, diciamo, i lavoratori, la loro connotazione, la loro professionalità, che insomma in questo clima di incertezza, in questo limbo che riguarda appunto la direzione generale, questo posto vacante in qualche modo viene messo a dura prova. Insomma, qual è l'umore che voi registrate all'interno dell'agenzia? Allora, l'umore da parte dei lavoratori è in netta continuità con il passato, nel senso che i lavoratori hanno e avevano grandi attese anche per un cambiamento all'interno dell'agenzia, in quanto in tutte le vicende che l'hanno caratterizzata, inevitabilmente, come dicevo anche all'inizio, si riverberano su di loro rispetto ad un'organizzazione del lavoro che evidentemente non è definita, rispetto alla mancanza di obiettivi, non è stata pagata ad oggi la produttività del 2020. Ancora sono diciamo in corso di definizione il regolamento che disciplina la pronta disponibilità, che è un istituto che si riverbera direttamente, no, sulla vita lavorativa dei dipendenti dell'agenzia. Non abbiamo dirigenti, abbiamo cinque dirigenti, di cui due poi sono afferenti al master plan, quindi c'è una condizione di precarietà anche rispetto alla carenza di personale dirigenziale, che è quello che dovrebbe dare poi le direttive, ma anche di personale stesso. Siamo in attesa dei concorsi per la categoria C. Cioè, ci sono tutta una serie di questioni C'è che poi quel clima di pressioni che voi come sindacato avete più volte denunciato anche per effetto di alcuni provvedimenti disciplinari illegittimi che sono stati elevati, insomma, certamente il clima non è dei migliori. assolutamente, ripeto, come diciamo in netta continuità con il passato, il clima all'interno non è un clima affatto sereno, perché laddove non c'è chiarezza di indirizzi, laddove non c'è chiarezza dell'assetto organizzativo, è evidente che le conseguenze si riverberano direttamente su chi opera, per giunta senza anche diciamo, il riconoscimento di istituti contrattuali cui avrebbero pieno diritto quei lavoratori, cioè non c'è neanche come dire, una sorta di compensazione, di gratificazione per tutto quello che si fa, e quindi le responsabilità anche rispetto al lavoro che si fa, che peraltro è molto delicato, cioè che richiede l'assunzione di responsabilità che hanno un rilievo di carattere penale. Alcuni appunto quando agiscono nella veste di pubblici ufficiali, quindi stiamo parlando di una condizione molto molto estremamente delicata, per cui diciamo quando c'è una certezza degli assetti organizzativi è normale che anche il lavoratore si senta come dire più protetto nel suo operato, viceversa è chiaro che le responsabilità rischiano di essere scaricate sull'anello finale della catena lavorativa, per fare diciamo, un esempio concreto, no, di quello che può Certo. accadere. Senta, a proposito di Azzeccagarbugli, di cui parlavamo prima, prendendo spunto, diciamo, dall'editoriale di oggi di Nino Grasso sulle pagine della Nuova del Sud, la funzione pubblica della CGIL ha acceso anche i riflettori su un'altra vicenda che riguarda l'avviso pubblico per gli incarichi legali in regione. Avete detto, insomma, senza troppi giri di parole, è l'ennesimo espediente per favorire gli esterni a scapito del personale. Vogliamo far capire a chi ci ascolta di cosa parliamo? Sì, la Regione Basilicata, come molti enti pubblici, è dotata di una propria avvocatura. L'avvocatura regionale, se non ricordo male, è composta da 8 funzionari, dirigenti avvocati.
Non si comprende in base a quale, diciamo, emergenza, a quale necessità, si sia pensato di adottare questo regolamento che prevede in determinati casi la possibilità di affidare, incarichi legali all'esterno. A questo elemento se ne aggiunge un altro, cioè il posizionamento dell'Avvocatura regionale nell'ambito della riorganizzazione degli uffici regionali, riordino che fu fatto all'epoca dell'adozione dell'ordinamento di nuova organizzazione degli uffici regionali. Che cosa succede? Cioè, che cosa prevede questo regolamento? L'avvocatura sia analogamente ad altri uffici, un ufficio speciale alle dirette dipendenze del presidente, o per meglio dire al capo di gabinetto. E questo che cosa va ad inficiare? Quella che l'autonomia invece che è sancita per gli uffici legali in tutti gli enti, perché è evidente che Autonomia e indipendenza funzionale. funzionale perché sono dipendenti pubblici, quindi è chiaro, cioè la posizione degli avvocati, degli enti pubblici è una posizione molto peculiare perché ha da un lato tutte le garanzie legate appunto all'ordinamento della professione forense e dall'altro chiaramente c'è il rapporto di dipendenza, quindi le due caratteristiche diciamo vanno ad essere incrociate e conciliate, ecco perché si parla di autonomia funzionale. È chiaro che la diretta dipendenza dal capo di gabinetto può inficiare quell'autonomia funzionale, ecco perché noi ci siamo chiesti quale fosse poi la necessità di adottare in questa fase in cui quel regolamento è stato intanto segnalato come funzione pubblica. Noi facemmo anche all'epoca, purtroppo andiamo avanti a segnalazioni alla Corte Corte dei dei Conti. Conti. Sì, proprio diciamo perché riconoscemmo in quel regolamento dei tratti che sostanzialmente violano i principi sanciti dalla normativa di separazione tra il potere politico e gestionale, insomma, che dovrebbero ormai essere parte integrante del nostro sistema pubblico. Ma quel regolamento è stato anche impugnato dagli stessi legali dell'Avvocatura regionale, Ecco, quindi perché ci sono diversi problemi irrisolti, anche il pagamento di alcune spettanze esatto, arretrate. risalgono a un decennio fa, sì, se per le cause evidentemente vinte. Quindi è un regolamento ad oggi sub iudice, motivo per cui se la questione, diciamo, è sospesa, perché si procede nella direzione di atti che sono conseguenziali rispetto a un regolamento che in questo momento, diciamo, è sottoposto al vaglio dei giudici. Ecco, segretaria, diciamo, il sospetto è che si voglia estromettere qualche persona, diciamo, personale interno, personale dipendente a favore magari di qualche professionista esterno, magari più contiguo a questa E amministrazione cioè, noi regionale. abbiamo usato questa espressione, una posizione più contigua, perché ovviamente nel momento in cui si affida l'incarico ad un legale o dell'avvocatura regionale, no? Bisognerebbe in qualche modo dare un indirizzo, se questo indirizzo promana direttamente dal capo di gabinetto e magari l'avvocato diciamo, esplicando quell'autonomia funzionale che gli è propria e per la quale è tutelato, potrebbe, come dire, non condividere la linea di difensiva che è dettata da qualcun altro, e quindi forse a quel punto è più facile affidarlo all'esterno in modo tale che si trovi un professionista, come dire, più flessibile ad adottare quella linea. Cioè, in soldoni, di questo si tratta, questo potrebbe profilarsi, ma ripeto. Cioè, farlo adesso, farlo in questo momento è assolutamente inopportuno perché quel regolamento è sub iudice.
Quindi diciamo, sarebbe stato più opportuno e più di buon senso soprassedere in attesa di avere una verifica di legittimità sul regolamento, perché cioè, il problema è che si va avanti su determinate cose, ma anche ritornando alla questione dell'ARPAB sulla prorogatio, cioè qualora vengano adottati atti, poi nel caso della prorogatio stiamo parlando di atti di ordinaria amministrazione, quindi vuol dire che noi abbiamo quell'agenzia bloccata per 45 giorni solo su questo. E nel caso in cui la prorogatio non fosse legittima o si andasse oltre i 45 giorni, tutti quegli atti sono nulli. Cioè, allora, io credo che in tutte queste situazioni fermarsi, verificare e non andare avanti come i caterpillar a prescindere dalle eccezioni che vengano fatti, sarebbe più saggio, sarebbe più di buon senso e forse, diciamo, si avrebbe la possibilità di dare qualcosa in più ai lucani che si aspettano forse cose più concrete piuttosto che parlare di questioni che riguardano una cerchia ristretta di persone che nulla hanno, pochi risvolti hanno sulle condizioni materiali, insomma, dei lucani che in questo momento sono afflitti Da da ben ben altri problemi, altro. certo. E invece Senta, siamo costretti a parlare di queste cose. in tutto questo, insomma, tutti questi problemi che abbiamo enunciato in questi 15 minuti di conversazione, poi si è inserita la vicenda Leone, insomma, la frase sessista pronunciata dal consigliere regionale, ex assessore alla sanità, all'indirizzo dell'assessore Donatella Merra in consiglio regionale, insomma. Gli echi non si sono ancora spenti, anche ieri la Commissione regionale pari opportunità è tornata su questa vicenda. La scorsa settimana invece i sindacati sono stati presenti sotto la regione proprio per chiedere le dimissioni a Rocco Leone. Anche questa è la cartina di tornasole, diciamo, di una classe dirigente che da destra a sinistra, passando per il centro, insomma, non perde occasione per perdere credibilità. Esatto, esattamente. Noi siamo intervenuti subito, ci siamo fatti promotori come CGIL, CISL, UIL di quella manifestazione sotto la regione Basilicata. L'abbiamo fatto nell'immediatezza perché appunto l'utilizzo di espressioni di quella natura, cioè davvero umiliante, già in condizioni e in situazioni normali, diciamo, anche di fronte ad un caffè, per intenderci, ma è stata ancor più grave e delegittimante per le istituzioni perché appunto resa in un contesto istituzionale. Allora non è ammissibile che questo avvenga, non è Non dobbiamo, cioè è deprimente ritrovarsi ancora una volta a rivendicare il rispetto nell'essere donna, quindi nell'essere donna e nello svolgere un ruolo istituzionale come appunto è accaduto all'assessora Merra. Adesso, ieri ho seguito la conferenza stampa della Commissione Pari Opportunità. Noi come CGIL CISL UIL abbiamo anche sottoscritto il documento delle donne democratiche che hanno Certo. chiesto un intervento della Meloni, che insomma è un po' troppo silente rispetto Ecco appunto la leader di all'argomento. Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che è l'unica donna leader di un partito così importante a livello di consensi nel paese, insomma, dovrebbe intervenire su questa vicenda, dovrebbe prendere la parola. Assolutamente una posizione chiara e netta, anche perché è stata la prima a rivendicare questo tipo di tutela quando è stata lei stessa oggetto di espressioni di questa natura e in quel caso ha ricevuto la solidarietà netta e chiara, trasversale da parte di tutti. Allora la domanda che ci poniamo è proprio questa, perché fondamentalmente poi espressioni di questo tipo, per dirla tutta, sono solo la parte di un problema.
problema di carattere più generale che inficia comunque la partecipazione delle donne sicuramente alla Ecco, vita. a questo proposito, l'assessore Donatella Merra, nelle sue dichiarazioni pubbliche su questa vicenda, ha parlato di ruolo politico istituzionale, quello che lei ricopre all'interno della giunta Bardi, che si tende inesorabilmente a relegare al risibile concetto delle quote di genere. È forse questo il nodo della vicenda, poi? Perché diciamo non basta appunto, cioè rispettare le donne non significa e consentire la partecipazione alla vita politica istituzionale, non significa solo rispettare le cosiddette quote rosa. Certamente sono un viatico, ma diciamo, bisogna essere coerenti con le dichiarazioni e quindi avere dei comportamenti in tutti i consessi che siano conseguenziali rispetto ad un dichiarato molto spesso, diciamo, anche ad alta voce rispetto delle donne. Non può essere un rispetto meramente formale, non può ridursi a questo. Alle Deve quote. essere un rispetto sostanziale, perché soltanto attraverso il rispetto sostanziale si può davvero modificare. Quella che è una cultura che attraversa questo mondo. Noi dobbiamo porci come obiettivo per i nostri figli, per il futuro, quello di consegnare invece un mondo che sia anche a misura di donna, che consenta, diciamo, una partecipazione libera nel mondo Assolutamente. del lavoro, nel mondo politico, nel mondo istituzionale. Questo deve essere il nostro obiettivo, anche perché, cioè, io, diciamo, quello che, su cui mi interrogo in questi giorni, appunto, proprio da donna, è che è possibile che oggi siamo ancora a questo, cioè noi oggi siamo ancora a una rivendicazione del rispetto quando abbiamo problemi di altra natura, cioè noi abbiamo problemi che riguardano il mondo del lavoro, l'occupazione femminile, i tassi di occupazione femminile che si sono ridotti ai tempi del 2000, cioè siamo al 48% ad oggi. Non a caso il PNRR si pone come obiettivo trasversale quello dell'occupazione femminile e dei giovani, cioè noi dovremmo parlare di questo, dovremmo Certo. parlare di come approntare degli istituti anche normativi. O comunque, per esempio, rispetto anche al PNRR che prevede un 30% vincolato nella nuova occupazione proprio alle donne, di come rendere concreta la possibilità di lavorare per le donne, di come conciliare il lavoro con la gestione di una famiglia, dei figli, quindi delle infrastrutture sociali, di asili nido, cioè di questo dovremmo E magari discutere. avere proprio negli interlocutori istituzionali presenti Esatto. in consiglio dei validi, Il problema appunto, è che, dei cioè, validi è proprio interlocutori, esatto, assolutamente. perché proprio alla luce di espressioni di questa natura, che chiaramente non sono occasionali, cioè voglio dire, sono la punta di un iceberg in questo momento, ma accadono, c'è poco da fare, insomma, è inutile raccontarsi cose diverse. Allora noi proprio invece in quei luoghi dovremmo andare a discutere di come risolvere i problemi concreti. E se accade questo, forse abbiamo anche la risposta sul perché non si affrontino quei problemi in maniera pragmatica e reale. Senta, a proposito di luoghi di lavoro, quindi per concludere questa nostra conversazione, si sono concluse nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, il rinnovo delle elezioni nel comparto pubblico, il rinnovo delle rappresentanze sindacali, un bel esempio di democrazia innanzitutto sui posti di lavoro e poi un buon risultato, un buonissimo risultato raccolto dalla CGIL. Sì, assolutamente sì. È stata intanto un'occasione democratica di partecipazione dei lavoratori di grande significato perché basti pensare che diciamo, ha visto la partecipazione del 90% dei lavoratori, quindi un dato significativo che io credo anche
chi gestisce le amministrazioni, quindi la politica, non possa far finta che non sia accaduto nulla, e quindi bisogna dare voce ai lavoratori e a chi li rappresenta. Quindi quando segnaliamo qualcosa sarebbe bene dargli la necessaria attenzione. È stato un grandissimo risultato per la funzione pubblica di Potenza. Noi siamo il primo sindacato in Regione Basilicata, nel comune, quindi in enti molto molto rappresentativi. E anche lì abbiamo fatto un bel lavoro, anche nella costruzione delle liste, per ritornare al discorso delle donne, cercando di inserire quante più donne fosse possibile, e molte sono state elette. Quindi anche attraverso questa leva possiamo realizzare un cambiamento. La funzione pubblica CGIL è questo che, diciamo, si pone come obiettivo nei posti di lavoro. E quindi io credo che l'azione politico-sindacale che abbiamo svolto anche con il livello confederale, e l'azione che abbiamo effettuato all'interno degli enti, nelle delegazioni trattanti, insomma con i lavoratori, abbiano dato il Insomma, ha risultato. pagato, l'azione della CGIL ha pagato in qualche Sì, no, è modo nel. stato assolutamente sì, siamo davvero molto soddisfatti del risultato avuto. Poi, diciamo, al netto di questi enti, in cui chiaramente è un dato molto molto significativo, perché diciamo, stare su questi temi evidentemente è anche, coglie anche, diciamo, la sensibilità dei lavoratori, cioè significa che i lavoratori non guardano solo alla condizione nel singolo posto di lavoro, ma all'azione più generale che viene svolta negli enti in cui operano. Anche l'azione di legalità che abbiamo svolto su tutti i fronti, in sanità, insomma, diciamo, ha dato il giusto riscontro. Diciamo, poi è stato un risultato ottimo per il sindacato confederale in senso lato, perché CGIL, CISL e UIL, anche Come ha rispetto. sottolineato anche il segretario Angelo Suma, insomma, una grande Sì. pagina di democrazia, naturalmente l'azione unitaria che prosegue in difesa anzitutto dei diritti dei lavoratori e soprattutto a garanzia dei servizi pubblici di qualità. Segretaria, grazie per essere stata nostra ospite, buon lavoro a lei, buon lavoro a tutta la Grazie funzione pubblica della CGIL. a voi. Grazie. Grazie, buona giornata a Giuliana Scarano, segretaria della Funzione Pubblica della CGIL. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. La Nuova del Sud torna la domenica a solo un euro. Ti aspettiamo in edicola. È tutto pronto per una nuova stagione di Caffè di Traverso. Operiamo in un contesto di grandi incertezze. Lo sforzo che noi docenti facciamo è veramente immenso per mantenere il dialogo educativo con i ragazzi. Laddove c'è una misura, la salute prevale. Dobbiamo fare in modo che questa legge sia fatta rispettare. Stiamo lavorando all'innovazione anche della comunicazione e del modo di fare promozione territoriale. Ed è pronto anche il nostro salotto. Mancano solo i nostri ospiti con i quali ci intratterremo per approfondire la cronaca lucana e per scoprire nuove realtà ed ascoltare tante nuove testimonianze. Ci vediamo il sabato e la domenica sulla Nuova TV con la nuova stagione di Caffè di Traverso. La nuova TV è smart. Se non ci vedi sul digitale terrestre, accedi allo store della tua smart TV e scarica l'app della nuova TV disponibile per Samsung, LG, Google Play, Fire TV.
E allora, seconda parte di Prima Notizia, il nostro approfondimento. Domenica 1 maggio si è tenuta l'Assemblea regionale dell'Avis di Basilicata, che ha confermato alla presidenza Sara De Feudis, e noi proprio con la presidente De Feudis siamo collegati questa mattina per conoscere proprio tutto il mondo Avis. Buongiorno presidente, benvenuta. Qualche problema tecnico? Noi la vediamo. Eccoci. Mi sentite? L'ascoltiamo bene. Allora, dicevo, domenica 1 maggio a Pignola c'è stata l'Assemblea regionale dell'Avis di Basilicata. È stata un'occasione importante perché innanzitutto si è trattato della 39esima Assemblea regionale degli associati e poi perché dopo 2 anni di pandemia ci si è ritrovati tutti in presenza, insomma, per fare un po' il punto di quelle che sono state le attività, anche per tracciare gli obiettivi futuri. Insomma, il dato che è emerso è che l'Avis di Basilicata continua ad essere una grande famiglia, soprattutto con una crescita continua. È così? Certo, i dati dell'Assemblea sono dati importanti. Prima di tutto è stato importante ritrovarsi finalmente. L'attività dell'Avis è un'attività in crescita, sia dal punto di vista della raccolta, sono state raccolte ben 400 unità di sangue in più rispetto all'anno precedente, e sia per numero di soci. Questa è una cosa da leggere in una chiave importante, secondo le nostre valutazioni, sia perché in un momento così particolare, in cui per tanto tempo siamo stati distanti, siamo riusciti a mantenere la voglia di impegnarci per l'altro, quindi ben 600 soci in più rispetto allo scorso anno, e nuove sedi che hanno iniziato a svolgere attività, tra cui Pignola e Abriola, e soprattutto sedi che hanno ripreso la loro attività dopo un periodo di pausa, e nuove realtà che ci hanno contattato per entrare a far parte di quella che è una grande famiglia, come lei ha detto, ma una famiglia che ha una grande ed importante responsabilità sull'aspetto della tenuta dell'intero sistema sanitario. Ecco, dicevamo, insomma, è stata un po' un'occasione che ha sancito, chiamiamola così, una ripartenza, anche se la vostra attività, insomma, non si è mai del tutto fermata. Lei citava il numero di associati, 16.719 quelli censiti, insomma, un grande segnale di vicinanza, un grande segnale di generosità in un periodo in cui, insomma, c'è bisogno di grande senso di volontariato. Certo, la ripresa è importante perché sono questi gli obiettivi: potenziare le raccolte. L'Avis è riuscita anche nell'anno pandemico, sia 2020 che 2021, a reggere quella presenza costante sui territori, circa 1000 sedute di raccolta svolte in questi anni e mantenute in tutti i territori, nonostante i timori, ed è per questo che io devo ringraziare tutti i volontari, i donatori in primis, ma anche tutti i volontari che rendono possibile lo svolgimento delle raccolte, perché nel momento in cui la razionalità ci portava a dire di restare in casa, è stato coniato quel motto: esco solo per donare, proprio perché al di là del Covid c'erano una serie e ci sono di patologie che richiedono l'attenzione alla vita, l'attenzione alla persona, e affinché si superino momenti bui, quali quelli della malattia. Ci aspetta sicuramente un anno ancora più impegnativo, perché la ripresa dei servizi sospesi a causa pandemia richiederanno un utilizzo maggiore di emoderivati, di sangue ed emoderivati. E questa è la sfida importante che ci attende. Un invito anche in prossimità dell'arrivo della stagione estiva a donare, a trovare il momento giusto per farlo. E il momento giusto è sempre.
Ecco, accanto al dato positivo, all'incremento di cui ci parlava delle unità di sangue intero raccolte, ci sono invece due dati che vanno letti e spiegati, e naturalmente ce lo farà adesso lei, cioè l'inesorabile dato negativo che invece riguarda ad esempio le sacche di plasma raccolte. Come si può leggere invece questo altro dato? Allora, questo è un dato che richiede una riflessione ed un impegno di tutte le istituzioni, non solo i donatori che sono pronti a donare, ma una riflessione delle istituzioni. Il plasma è una risorsa fondamentale per il servizio sanitario, sia in termini di sangue, sia in termini di plasma, e quindi di plasma che viene utilizzato e trasfuso, ma sia in termini soprattutto di farmaci plasma derivati. Citiamo per tutti l'albumina. Occorre una riflessione ed un investimento anche da parte delle istituzioni, in primis della regione e poi dell'azienda sanitaria San Carlo, affinché si trovi il modo affinché la raccolta del plasma venga incrementata, resa possibile, perché è una raccolta che risente molto di una carenza importante a livello nazionale, che è la carenza di operatori sanitari. Questa carenza speriamo possa in qualche modo essere colmata con l'emendamento che è stato presentato grazie ad Avis Nazionale al decreto che prevede la possibilità, finora esclusa, per i medici specializzandi, e speriamo anche per stessa cosa venga fatta per gli infermieri, di effettuare questa attività di raccolta anche durante questa particolare fase di formazione. Quindi il plasma è la sfida, ma non solo e non in capo ai volontari che sono pronti, ma a tutto il sistema, perché parliamo di necessità non differibili e soprattutto di risparmio in termini economici, che nelle regioni in cui il settore sanitario è un settore in cui non ci si può e non si deve tirare indietro, perché parliamo del diritto alla salute, occorre fare in modo che tutte le risorse vengano messe in campo, sia quelle dei volontari sia le risorse economiche, affinché si riescano a destinare i fondi che in qualche modo si possono e si devono risparmiare a dare servizio a un'intera comunità, tra l'altro particolare, oggetto di spopolamento. Certo. Siamo pochi, ma doniamo bene. Ne parleremo tra poco. Intanto, per tornare al rapporto con le istituzioni di cui lei ci parlava, mi pare di capire che uno dei messaggi che voi avete lanciato in occasione di questa assemblea regionale è proprio un impegno maggiore da parte dell'assessorato regionale alla sanità, affinché in qualche modo si decida a governare l'intero sistema trasfusionale. Ci sono dei segnali di apertura? Non sono riuscita a sentirla. Parlavo del sistema generale trasfusionale, i rapporti con l'assessorato regionale alla sanità. Ci sono stati dei segnali da questo punto di vista, ora che l'assessore alla sanità è anche subentrato a quello precedente? Allora, le questioni che noi abbiamo racchiuso nelle relazioni esposte in assemblea sono sempre state esposte all'assessorato. In molti momenti c'è stata una difficoltà comunicativa, probabilmente legata anche alle problematiche di pandemia che si stavano affrontando. Non abbiamo ancora avuto modo di incontrare il nuovo assessore, che spero incontreremo presto, ma abbiamo avuto un'interlocuzione con il nuovo direttore generale della sanità e confidiamo in una attenta ripresa di quelli che sono gli organi preposti a questi, convocazione dei tavoli dei comitati regionali, del Comitato Regionale Sangue, una programmazione costante e attenta su tutti i punti di vista legati alla raccolta, perché
c'è un mondo dietro alla raccolta che va dall'approvvigionamento del materiale sanitario che rende possibile la raccolta, alla tempestività dei rimborsi, alla disponibilità di operatori che anche il sistema pubblico può mettere a disposizione, seppure risente in primis di una carenza, al corretto funzionamento di tutti i centri trasfusionali, perché non è concepibile che ci siano realtà con un potenziale donazionale elevato, penalizzato da carenze, diciamo, funzionali, organizzative di alcuni centri trasfusionali. Questo non è più possibile, ci vuole un'omogeneità sul nostro territorio, altrimenti rischiamo di perdere un potenziale importante, che purtroppo va sempre a discapito di chi... Qualche problema sul collegamento con la Presidente, dovremmo aver risolto. Prego, può completare? Ci ascolta? Sì. Può completare il suo intervento, prego. E quindi è questa la richiesta importante che viene fatta alle istituzioni. Confidiamo in un ascolto delle nostre richieste, che sono poi le richieste di un settore fondamentale, ormai il terzo settore... Non è più il settore che va visto, il mondo del volontariato, come qualcosa che se c'è va bene, è qualcosa ormai di imprescindibile nell'intero sistema proprio organizzativo delle istituzioni, e la riforma del terzo settore non fa che sostenere questo concetto. È solo una corretta collaborazione rende possibile il raggiungimento di obiettivi importanti. Questo è il nostro convincimento, ed è con questo spirito che chiediamo incontri alle istituzioni e che ci mettiamo a fianco delle istituzioni. Senta, lei prima sottolineava naturalmente l'importanza dei donatori, dei volontari, insomma tutti quelli che ruotano attorno all'Avis e che sono evidentemente il cuore pulsante dell'associazionismo. Citava anche il fenomeno che riguarda specialmente, in modo particolare, la Basilicata, quello dello spopolamento, e dunque si inserisce la necessità di essere sempre più presenti con le vostre sedi comunali sul territorio, in qualche modo anche per fidelizzare i donatori, insomma, che con lo spopolamento evidentemente diventeranno sempre di meno negli anni. È un'attività che voi portate avanti con costanza? Certo. È un'attività che portiamo avanti con costanza e che riprenderemo con più presenza, perché quello che è mancato in questi anni in cui non ci si poteva riunire è stato proprio questo incontro, che è fondamentale sia al senso di appartenenza, alla fidelizzazione, sia a spiegare che cos'è il volontariato del sangue, che cos'è Avis. In questi anni, l'anno scorso in particolare, è stato svolto un importante progetto in Basilicata, ma purtroppo dall'Avis insieme al Ministero delle Politiche Sociali in due licei della Basilicata, a Potenza e a Matera, il Best Choice. I ragazzi hanno svolto dei lavori importanti che sono stati presentati a livello anche nazionale, e è da lì che dobbiamo ripartire. Ciò, ecco, com'è la risposta proprio dei giovani rispetto al donare, alla donazione? Allora, i giovani, io sono sempre dell'idea che ai giovani vadano dati strumenti importanti, loro hanno tanta voglia di fare, la loro voglia di fare va canalizzata nel poter fare. Con i giovani va fatto capire che si può essere giovane e si può essere donatore, perché donatore non significa non avere la gioia anche di trascorrere del tempo insieme, significa sì avere corretti stili di vita, scegliere per il proprio bene in primis e poi perché che coincide inevitabilmente con il bene degli altri, ma i giovani hanno voglia di essere investiti di responsabilità importanti, di conoscere dei mondi importanti, e la prova è l'aumento dei soci. Certo, in Basilicata paghiamo lo scotto che i ragazzi dopo un periodo iniziale vanno fuori per studio e quindi magari si allontanano, ma io sono dell'idea che una volta
acquisito il valore e fatta la scelta giusta, l'importante è che si continui a donare. Purtroppo non sempre è possibile per i giovani continuare a farlo in Basilicata, ma vorrà dire che la Basilicata e l'Avis di Basilicata e le singole Avis avranno seminato bene per quel giovane e per il futuro di tutti. Senta, per concludere, poi c'è da rilevare come la generosità dei donatori non conosce confini, insomma, perché l'Avis è protagonista anche di una campagna di donazione che riguarda l'Ucraina, l'Avis nazionale, insomma, c'è stata questa raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane, sono stati inviati anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici, insomma, materiale di primissima necessità. Anche da questo punto di vista si denota come le iniziative di Avis riescono a sconfinare oltre il nostro paese. Certo, ma oltre l'impegno per l'Ucraina è un impegno che ha fatto propria sia Avis Basilicata sia le singole sedi del territorio. Sono tante le sedi impegnate in prima persona nell'accoglienza dei profughi nei singoli paesi e in più l'Avis regionale di Basilicata, unitamente a tutti i presidenti delle sedi, in una consulta svoltasi prima dell'assemblea, ha stabilito un fondo per l'emergenza ucraina. Questo fondo è stato destinato alle emergenze sanitarie che questi cittadini arrivati in Basilicata avranno. Devo dire che in questo modo anche altri enti che si occupano di accoglienza si rivolgono alle singole sedi quando emergono queste necessità. Devo dire che abbiamo trovato una sensibilità in molte altre strutture, cito il CROB che si è reso disponibile a seguire una cittadina ucraina che aveva bisogno di cure, ma cito tante altre strutture private che si sono messe a disposizione, singoli professionisti che coinvolti in questa emergenza ucraina, accoglienza ucraina sanitaria, accogliamo con il cuore, l'abbiamo chiamata, si sono resi disponibili e quindi la grande generosità degli avvistini in primis, ma la disponibilità che verso questo mondo del volontariato fatto bene, serio, con delle regole che fanno sì che chiunque si possa mettere a disposizione sapendo di non essere strumentalizzato se non per fare il bene fatto bene. Senta, allora davvero per concludere vogliamo dare un messaggio anche a quanti ci ascoltano, insomma, a donare, a essere sempre più presenti in queste iniziative. Certo, il mio invito è quello di scegliere di donare per chi ancora non lo fa, di continuare a donare per chi già lo fa e di diventare portavoce del dono. Io dico sempre, c'è anche chi per motivi personali e di salute molte volte non può donare, ma non è detto che non possa essere un portatore del valore del dono, invitando a donare, invitando ad esserci, perché è il momento di esserci, ce lo sta insegnando questo momento particolare della guerra. Non aspettiamo che ci siano le emergenze quando si può vanno anticipate ed è proprio questo il mio invito, non vogliamo avere un'altra estate in emergenza sangue, quindi programmiamo la nostra donazione, chiediamo alle sedi Avis se non sappiamo come funziona ogni tipo di chiarimento, chiediamo ad un amico donatore di portarci con lui a vedere com'è la raccolta, torneremo tutti col cuore più carico di gioia. E allora, miglior messaggio non poteva esserci. Buon lavoro allora all'Avis regionale di Basilicata, buon lavoro a tutti i volontari e a tutti i donatori. Grazie a lei, Presidente Sara De Feudis, per essere stata nostra gradita ospite questa mattina. Grazie mille a voi per l'invito e per la possibilità di invitare al dono. Grazie mille. Grazie ancora e buona giornata allora. E allora noi ci avviciniamo alla conclusione, andiamo a vedere gli aggiornamenti dal nostro sito internet www.lanuova.net, l'apertura è dedicata al tema della forestazione perché
da ieri sono attivi tutti i cantieri previsti nel piano regionale Deforestazione 2022 per un totale di 2.850 operai. I dati sono forniti appunto dal Dipartimento Politiche Agricole, Forestali e Alimentari nel tavolo di forestazione. A darne notizia l'assessore all'agricoltura Francesco Cupparo, che ha ricordato che dal 10 aprile scorso erano già partiti nei comuni del programma operativo Valdagri della fascia ionica metapontina e di quella tirrenica, con 745 operai coinvolti, in gran parte operatori di mezzi meccanici per la pulizia e la sistemazione delle aree delle zone turistiche. E ancora invece la notizia di apertura della Nuova del Sud di oggi, la bonifica nella ex Materit dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. È arrivato un ultimatum alla Regione Basilicata che in qualche modo continua a tergiversare appunto rispetto alla vicenda della bonifica della ex Materit, quella che è una vera e propria bomba ecologica nell'area industriale della Val Basento. Ebbene, l'ANAC ha imposto un ultimatum alla Regione Basilicata: entro 60 giorni dovrà comunicare gli esiti della manifestazione di interesse e aggiornare l'autorità in merito agli sviluppi della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione anche dei lavori di bonifica. Il presidente Giuseppe Busia parla di perplessità e di anomalie anche in merito all'operato dell'amministrazione regionale sulla gestione dell'intera procedura. E poi la notizia che riguarda Acquedotto Lucano: come sapete, insomma, ci sono problemi economici a un passo dal default. Acquedotto Lucano, il presidente Bardi ieri ha nominato due esperti, due tecnici che in qualche modo dovranno mettere mano ai conti di Acquedotto Lucano, così come dalla relazione anche dell'amministratore unico Alfonso Andretta. Ebbene, come abbiamo visto, si tratta di due tecnici destinati ad analizzare i documenti sociali, ma soprattutto contabili, prodotti dall'amministratore unico di Acquedotto Lucano. Si parla appunto del professor Vito Iorio e del dottor Ercole Trerotola. Ci spostiamo invece rapidamente ai siti nazionali, vediamo quelli che sono gli aggiornamenti da Repubblica. In primo piano c'è il conflitto russo-ucraino, in corso contatti per in qualche modo dei colloqui, mentre è arrivato l'ok dalla Camera bassa degli Stati Uniti per ulteriori 40 miliardi di aiuti, primo blocco invece del gas russo, ma nessuna emergenza, mentre nuove minacce dal punto di vista bellico arrivano sul fronte ovest. Ci spostiamo invece al Corriere della Sera, che oltre naturalmente all'aggiornamento sul conflitto con le parole del ministro degli esteri russo Lavrov, che parla appunto di fine delle operazioni in Ucraina, con la fine dell'operazione in Ucraina, stop al mondo guidato dagli Stati Uniti, è il messaggio che in qualche modo lascia prefigurare nuovi assetti di geopolitica. C'è riferimento anche alla visita di ieri del presidente Draghi a Washington dal presidente degli Stati Uniti Biden. Putin non ci ha divisi, è il messaggio che in qualche modo è stato lanciato dal premier italiano, che ha auspicato a nome di tutta l'Unione Europea anche una pace imminente. E poi l'approfondimento che riguarda il decreto aiuti in falsa apertura sul Corriere della Sera: il bonus da 200 euro che scatterà nelle buste paga di luglio. C'è un articolo che fa chiarezza rispetto alle modalità di erogazione che partiranno appunto dal mese di luglio in base alle diverse categorie di lavoratori, compresi pensionati e disoccupati, cui in parte è rivolto. E allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata del mercoledì di Prima Notizia, che vi ricordo potete seguire anche nel pomeriggio alle 15.30 in replica. Vi lascio alle notizie del TG Flash di mezzogiorno, vi rimando invece alle 13.50 con tutte le notizie di giornata all'interno del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata.